Svolta protezionista di Donald Trump, l'aveva annunciata in campagna elettorale e ha mantenuto le promesse il neopresidente. Come primo atto formale della sua amministrazione ha firmato l'ordine esecutivo che sancisce il ritiro degli Stati Uniti dal TPP, quel Trans-Pacific Partnership, accordo di libero scambio con 11 paesi affacciati sul Pacifico, che a Obama erano costati 2 anni di sforzi diplomatici. Continueremo ad avere scambi commerciali, ma alla pari, e se qualcuno trasgredisce termineremo quello scambio. 30 giorni di tempo per mettersi in regola o sei fuori, ha detto. A rischio la copertura sanitaria di almeno 20 milioni di americani a causa dello smantellamento dell'Obamacare. Trump minaccia dazi per le aziende che spostano la produzione fuori dagli USA ed esportano negli Stati Uniti, e il peso messicano brucia parte dei guadagni degli ultimi 2 giorni. Così il presidente messicano Enrique Peña Nieto, che sarà alla Casa Bianca il 31 gennaio. Né scontro né sottomissione, ma negoziati e soluzioni, ha detto. Trump intende incontrare anche il premier canadese Justin Trudeau per discutere l'accordo commerciale che lega Stati Uniti, Messico e Canada.